È stata consegnata questa mattina un'autobotte che servirà all'Unione Comuni Paesi dei Nebrodi, formata da Caprileone, San Marco d'Alunzio e San Salvatore di Fitalia. Il mezzo ha molteplici funzionalità, tra cui quella di distribuire acqua potabile in questo periodo di crisi idrica che ha investito l'intero territorio siciliano. In un momento di grande emergenza, come tanti comuni, come Unione, abbiamo partecipato e abbiamo richiesto il finanziamento dell'autobotte e siamo ben felici che oggi ci sia stata in tempi rapidissimi consegnata. Abbiamo anche stipulato una convenzione con la Protezione Civile e sarà messa a disposizione dei comuni in caso di necessità o appunto di richiesta. È una bella soddisfazione perché noi con l'Unione stiamo lavorando, San Marco d'Alunzio, Caprileone e San Salvatore di Fitalia, stiamo garantendo, abbiamo messo insieme tutta una serie di servizi che fanno bene e che comunque sono utili non solo alle singole comunità ma a tutto il territorio. L'Unione fa dalla forza, io ho sempre creduto nella forza delle unioni. Pensi che da assessore alle autonomie locali che avevano bloccato le unioni le ho rifinanziate perché ritengo che la razionalizzazione della spesa come l'economicità ma anche la garanzia di servizi sia sicuramente migliore quando si lavora insieme. Importante, importantissimo, abbiamo raggiunto un altro traguardo, speriamo, speriamo che non lo utilizziamo, ma comunque in questi momenti di emergenza è importantissimo, quantomeno abbiamo la possibilità di un mezzo. Grazie a Dio abbiamo una bella unione, rappresentata bene da tre paesi, tre comuni importanti del territorio. Stamattina ci hanno consegnato un'autobotte che servirà intanto tre comuni, i comuni di San Salvatore di Fitalia, Caprileone e San Marco dell'Alunzio, perché è un'autobotte acquistata dall'Unione dei Comuni. È stata finanziata grazie a un avviso della Protezione Civile, dove abbiamo prontamente risposto dando la disponibilità all'acquisto, quindi abbiamo ricevuto questo finanziamento. Quindi un ringraziamento al direttore della Protezione Civile, l'ingegnere Cocina, che ha immediatamente detto sì a questo tipo di operazione. E ovviamente, oltre a essere a disposizione dei tre comuni, servirà il comprensorio e chi ne ha bisogno in questo momento di crisi.